Una lunga insistenza, le necessarie verifiche e ora l'annuncio dell'imminente avvio dei test sierologici. Capire cioè da una semplice analisi del sangue mirata chi possa aver sviluppato gli anticorpi al coronavirus. Noi abbiamo fatto testare, noi e l'Università di Padova, abbiamo testato, quindi il dottor Rigoli ha testato 3-4 tipologie di queste, noi abbiamo comprato, la Regione Veneto ha comprato i test affidabili, che naturalmente ricercano l'antigene specifico sul capside, cioè sulla testa del virus, che ha ovviamente quelle, vedete quei puntini che vengono fuori, che si chiamano spike, che sono dei punti di ancoraggio dove ovviamente l'anticorpo, il virus va ad attaccarsi e poi si forma l'anticorpo si va ad attaccare, scusate. Abbiamo fatto questi test, li abbiamo provati anche su noi stessi come cavie e abbiamo verificato che funzionano e che sono precisi. Per cui se c'è la risposta anticorpale precoce, IgM e poi ritardati IgG, noi sappiamo benissimo ovviamente come comportarci. Se sono negativi, cioè se l'IgM e l'IgG è negativa, la persona è negativa. Se l'IgG e l'IgM sono positive, la persona è positiva. Poi si fa il tampone, casomai, per avere la conferma, però è una certezza. Quindi noi partiremo con questi test rapidi, sono già stati distribuiti all'interno di centri servizi e anche con i nostri dipendenti, in modo tale da coprire possibilmente tutte le richieste. Sul fronte mascherine e le forniture, ha spiegato Benazzi, si stanno progressivamente regolarizzando. Dei 4.700.000 richiesti dalla Regione Veneto ne sono arrivate poco più di 2 milioni, perché in buona parte sequestrate alle dogane. Sbloccata questa situazione, la distribuzione procederà più spedita. Altra importante novità, l'arrivo entro una settimana di termoscanner per le RSA. Abbiamo chiesto 58. Dovrebbero arrivare il 10 di aprile, li forniremo, poi ne parleremo con i direttori, ai direttori delle case di riposo, dei centri servizi, in modo tale che loro possano misurare all'entrata la temperatura ad ogni lavoratore, in modo tale veramente di evitare qualsiasi tipo di contagio. Chiediamo ai familiari di avere forza d'animo e di continuare a restare fuori perché questo è un modo per contagiare e evitare il contagio verso chi oggi sta bene.